dance again. Ciao a tutti, io sono Smail e benvenuti in questo nuovissimo video. Rieccoci su Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team. Dopo aver combattuto contro Freezer là nella missione Freezer Furioso, che comunque devo dire è stata la missione più breve che fino ad ora io abbia giocato, quindi boh. Quest'oggi invece ce la vedremo con Freezer trasformato, quindi boh, non so se avere paura o quasi. So solo che ci stiamo avvicinando sempre di più alla trasformazione di Goku in Super Saiyan. Quindi wow, non vedo l'ora. Non vedo l'ora che accada questa cosa. Intanto ecco qua Freezer trasformato. Ma tipo cosa? Soltanto quella trasformazione? Dove sono le altre? Di solito lui ha qualche trasformazione in più. Comunque probabilmente se non si trasforma adesso in quella finale o quasi lì, insomma, lo farà dopo. Comunque usiamo Gohan bambino invece di Krillin perché, ripeto, è un Saiyan, è un po' più forte, perché comunque ha lo spirito Saiyan che gli scorre dentro, vabbè, va, vedete il video. Ok, ecco Freezer, questa qua è la sua prima trasformazione e quindi boh. Allora, è la trasformazione che mi sta un po' più sul cavolo di tutte, è... Aia, a parte che fa malissimo, però... è che il fatto che questa trasformazione lo renda così così possente, grande, boh, secondo me c'è da avere paura. Comunque vai. Oh, non volevi farlo veramente, eh? Lascio tutto. Intanto che fallisco le combo perché si fa lo scudo, un bastardo, ti faccio io i fuochi del male. Vai così, vai. No, stavolta niente, come ho detto. Però la cosa bella è che ha zero senso, quindi semplicemente quando morirà. Cioè questa cosa l'ho detto io, non ha un senso, però ok. Allora dai. Ah, così? Cioè non doveva neanche morire in fondo, cioè doveva arrivare a quella barra di vita là. Una, ok, ci sta. E poi non è durato neanche tanto questo combattimento, sperando che si trasformi di nuovo. Eccolo là. Ok, se sbaglio è rimasto quello che è. No, un attimo solo, questa cosa la devo capire. Magari non gli è cresciuta la testa. Un attimo, ora comunque ci arriviamo a quello. Può essere che ha soltanto trasformato, anzi ha soltanto migliorato la sua potenza. Sì, mi sa tanto di sì. Beh, è rimasto quello che era, soltanto che stavolta è spuntato Junior, che anzi devo dire che tutto sommato Junior non mi dispiace, anzi forse da quando giochiamo a questo gioco, da quando ho iniziato a fare video su questo gioco, è la prima volta che lo uso, quindi boh. Poi non lo so, può anche essere che me lo sto sognando e che già l'ho giocato. Comunque vai, cannone della nave speciale. Non gli ho fatto niente o sbaglio? Fatemi vedere. No, ok, forse gli ho fatto. Comunque anche lui gli dà le ginocchiate al posto dei pugni nella pancia, buono. Se è come mossa normalissima c'ha il cannone speciale, quindi vuol dire che come mossa finale è la lei. Bella, questa è una mossa che spacca. Però dovrei mettere al massimo, che forse no, lo attivo dopo. Quindi per ora gli do un po' di pugnetti, va. Ovviamente è buono quando è girato alle spalle, così non si accorge di niente. No, ho 40 combo ragazzi. No, ma quanto si può essere? 52 a segno. Peccato solo che... Ecco, infatti. Come non detto. No, vabbè, la uso lo stesso, però ha un senso, vero? Ma questo non ci ho pensato. Peccato. Vabbè, visto che l'ho attivata adesso, te la rifaccio la granata infernale. Quindi, ecco, preparati. Ti farò un po' più male del solito.
Beh, neanche tanto. Non ne faccio niente praticamente. Uffa. Oh, peccato. Invece io potevo contare la combo, però essendo in questo modo. Però dai, un paio di combo si fanno in fondo, anche senza la modalità dirompente. Ah, vole. Ragazzi, ragazzi, basta, io non parlo più, veramente, non si può parlare che ti fa il sedere questo, maledetto lui. Ok, 13 combo, 14, 15. No, non continuano più dopo un po', perché? Ma che schifo. Allora, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Praticamente morirà forse prima ancora che io riesca a fare qualcosa. Ok. Allora. Vai, vai, bomba di luce. No, no, no. Ok, come non. Sei morto adesso? Sei morto? Ah, sì? Eh dai, non muore. Vabbè. Mi devi fare la cortesia. Ah, finalmente si è decisa a morire. Ottimo. Allora, prenderò una. Ah, ho preso la S nonostante tipo mi sono messo a perdere tempo come se non ci fosse un domani, cioè per ucciderlo soltanto. Cioè mi mettevo là, provavo col triangolo, quindi rilanciavo le cose energetiche, però niente. Ok, adesso invece siamo io e Gohan, cioè Junior e Gohan contro Freezer, sempre con quella trasformazione. Quando è che si deciderà a cambiarla? Non lo so, boh. Forse mai? Intanto mi chiedo, non si può cambiare personaggio, vero? Intanto qua voglio mettergli a Gohan la... Ecco! No! Non me l'aspettavo! Questa cosa non me l'aspettavo! Che si trasformava durante proprio il corso del livello, non me l'aspettavo questa cosa. Sono sorpreso, veramente, ma tantissimo. Wow, boh, assurdo. Comunque, allora abbiamo concentrazione, divisione. Vabbè, facciamo concentrazione, ma penso che sia la più bella. Canone speciale, ok. Come al solito abbiamo il Senzu che lo fa rinascere, quindi vabbè, pazienza. Ok. Bene, abbiamo. Adesso è. Oh 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 oh! No! Mannaggia a me, devo fare lo scudo così mi paravo. Mannaggia a me. Vabbè, dai, ancora sto a 3 di vita. Meglio se non parlo perché sapete quello che succede. E già ho parlato, quindi. Quindi succederà a più breve qualcosa. Ecco la bomba di luce, quella là che poco fa. Poco fa. Ah, bene, ho capito tutto io. Ho capito tutto. Ma io mi ricordavo le combo duravano di più. Beh, allora dai. Oh, cosa succede? Cosa succede, ragazzi? Incredibile. Junior, tutto pompato. No, no, maledetto. Adesso io ti faccio fuori. Maledetto. Grazie, grazie Gohan. Grazie veramente. Cioè, avete visto che cosa ha fatto Freezer? Praticamente ha fatto in modo tale che io non lo colpissi. Però Gohan, intelligente per com'è, mi ha proprio salvato in calcio d'angolo. Cioè, ha fatto quel Masenko che l'ha praticamente distrutto. Ecco Freezer che fa la sua trasformazione pre-finale. Che praticamente, vabbè, lo sappiamo tutti che la finale è quella là 100%, o almeno teoricamente. Ovviamente, ragazzi, io sto dicendo tutte queste cose. Sto giocando a questo gioco nonostante sia uscito Dragon Ball Super. Infatti, ragazzi, Dragon Ball Super comunque farò in modo di portarvelo in un modo o nell'altro. Comunque, tornando a noi, sì, bene. Inizia la battaglia decisiva. Quindi, suppongo ci sia Goku Super Saiyan. Non lo so, ragazzi, io spero di sì. Questo lo vedremo nel prossimo video. Quindi, preparatevi psicologicamente. In tutti i sensi possibili, che veramente sarà qualcosa di spettacolare. Da Smen è tutto, ciao a tutti e alla prossima.